Ciao a tutti d'Angelo, buon sabato a tutti. Allora facciamo i saluti, ben ritrovati nel canale Slot Svelate. Allora salutiamo Chiara Gasparra che è il suo compleanno da Lambrate. Auguri Chiara, da noi e da tutti gli iscritti e lo staff di Slot Svelate, auguroni. Poi abbiamo Alfonsina Iannotta, ciao Alfonsino, Alfonsina. Roberto Bambi dalla Sardegna, ciao Roberto. Andrea Costa, ciao Andrea. Vittorio Sulmona, Abruzzo, ciao Vittorio. Poi infine salutiamo Gianluca Catobbe, ciao Gianluca. Allora saluto sempre tutti i vecchi e nuovi iscritti al canale Slot Svelate, solo su YouTube. Allora faccio una richiesta. Mi hanno pregato di rifare questa Dragon, vediamo con un cinquantello come si comporta. I soldi non vanno sotto, stallo a 60 della Sanremo, magari useremo anche il TDS in questo caso perché vorrei fare più slot se riesco in questo video, almeno un paio, vediamo. Vi ricordo sempre attenzione al gioco, video dimostrativi per un pubblico maggiorenne per farvi capire che con questi video, queste slot ovviamente si perde nel lungo periodo e quindi bisogna fare attenzione ovviamente a tutti i giochi e quindi anche i vari giochi di gratta e vinci una vita online. Sempre attenzione, io comunque vi metto sempre un link in descrizione sotto i miei video per dei siti con regolare licenza DM per partite responsabili. Ovviamente è bene non giocare, vi ripeto. Allora, vediamo se ci avviciniamo verso una partenza, anche se può essere una falsa partenza perché ancora non lo sappiamo. Abbiamo appena iniziato, non abbiamo segnali di nessun genere. Niente, diciamo classica pagata da 10-11 e mangiati, quindi voglio dire, quando fa queste pagate qui può essere anche definito più vi intrattiene e più viene definito come baby stallo, però baby stallo non positivo, cioè il baby stallo positivo ovviamente è quando scade il tempo al di sotto dei 60 euro, cioè non vi fa arrivare a 60 euro la slot, ma vi fa arrivare per esempio fino a un massimo di 59, ma non vi azzera comunque, vi fa fine modo punti, vi scade il tempo, quello è il baby stallo diciamo positivo, in quanto poi la slot vi darà lo stallo, quello chiamiamolo ufficiale, dopo aver inserito magari alcuni soldi, e quindi lì è positivo, ma quando il baby stallo da 1 euro a 19 euro su queste slot non vi fa arrivare a 20 in sostanza, spesso è un baby stallo negativo che poi insomma la slot vi mangerà altri soldi per avere una falsa partenza anche di 30 euro. Baby stallo quindi è un bambino birichino, bisogna fare attenzione. Perché le partenze, ovviamente le chiamiamo false partenze da un credito di 20 euro in su. Fino a 19 non c'è la partenza, però spesso e volentieri arrivate a 18, 17, 19 vi azzera e dopo dovete inserire altri soldi prima di avere una partenza che quasi sempre è falsa, una vita. Sì.
soldi non vanno giù, comunque non influisce questa cosa, perché se appunto, come dico sempre, c'è qualche pagamento in corso, la slot ce lo dà ugualmente. Il prossimo video, cari amici, ci aggiorniamo da lunedì. Buona domenica, buon sabato. Una vita. Ci avviciniamo a qualche partenza, vediamo un po'. Un'altra vita. Ancora una vita, ma non basta per uno stallo. Ancora questa, vedete, una super vita da 20, non è sufficiente, fosse a un euro ancora, però ce l'ha dato ugualmente in questo caso, ci ha dato lo stallo, però può essere non sufficiente, quindi partita fortunata su questa Dragon. È andata bene con una super vita da 20 che, ripeto per l'ennesima volta, bet 2, bet 3 possono, diciamo, poi la slot vi può azzerare, ecco, quindi in questo caso ha dato lo stallo immediato, ma per esperienza ve lo dico, perché ecco qua gli scatta, vedete, per vuoti abbiamo preso una slot positiva. Andata bene, perché mi scrivono parecchie persone su WhatsApp per quanto riguarda le vite e le super vite, e per quanto riguarda, ripeto, la vita da bet 3 a bet 2 da 20 euro come super vita non va bene, vi può azzerare, anche se ci sono comunque le 3-4 vite prima, ecco, deve essere da 21-22 in su a bet 3 o 2. A bet 1 ci può stare invece che va come stallo matematico. Bene per la richiesta, è andata bene. Ci è andata bene anche a noi, visto l'ultima perdita che abbiamo avuto con il video precedente. Ogni tanto ci vuole anche qualche vincita. Vediamo se arriviamo al maxi win. Sì, ci siamo arrivati. Bene, sessione fortunata, cari amici. Alla fine avrò inserito circa 40 euro. Vediamo se ci riparte. Il gioco delle vite, d'altra parte, quando si comporta bene, non si sbaglia, ecco. Ovviamente solo sulle Sanremo Vital Games. Crystal Tech, anche se c'ha lo stallo da 70, non contano le vite e le super vite.
tutte le altre slot, vi ricordo, non hanno stallo, eh. Sono ripetitivo per i nuovi iscritti al canale Slot Svelate, sempre con voi, sempre tutto reale. Vediamo se, per esempio, la pagata da 7 non è una pagata ottimale, di solito 7, 8, 9 vengono azzerati, anche il 10. Una vita, due vite, tre vite. Se c'è una super vita adesso, ragazzi, è stallo, stallo matematico ancora. Pazzesco veramente, pazzesco veramente. Non me l'aspettavo di questa slot presa fino al 99. Che facciamo? Ma sì, facciamo un altro giro, dai, tanto non c'è zero. Vanno presi ovviamente col TDS, però sappiamo che non c'è zero e ci divertiamo in questo giro di slot oggi. Ci voleva una vincita per riprendere, insomma, le perdite scorse, eh. 99 ancora, eh. Ce la farà? Se non ce la fa, ci prenderemo 99, 98, 96, quel che sia, insomma. Quindi questa slot qui adesso, vedete, ho per vuoti, pazzesco. Magari è in bonus, qualcuno ha scaricato 100 euro e l'ha lasciata, e la slot magari è in bonus, perché comunque tutto è da vedere col prossimo tentativo di scarico, cioè dopo lo scarico, insomma. Novantadue, non ci porta a 100, però ce le dobbiamo prendere, perché per non far scadere il tempo basso, se no siamo rovinati. Novantuno e scarichiamo i 90, dai. TDS obbligatorio, ovviamente. Scaricandola, se vuole, e la slot è in bonus, ripartirà. Quindi veramente partita fortunata. Con vite e super vite. Vediamo. Niente. Ci proviamo 20 euro circa, se vuole ci parte ancora, se no altrimenti siamo già comunque soddisfatti così. Due stalli, 12. Allora continuiamo, perché c'è ancora qualcosa. Ecco qua, amici, altro 100, altro giro, altro regalo oggi. Pagata da 12 e subito questo qui. Comunque, terzo stallo, slot ovviamente trovate in bonus. 5 barche, non so se sono barche o cappelle, cappelli. Ciao, 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 buonasera. Hai fame? Dopo ti vado a prendere qualcosa al ristorante. Sì. Sì.
pasta un pomodoro. Ah, ho capito. Almeno quando io cucino pasta, almeno punto di mare. Buono, buono. Sì, davvero, sì, sì, sì. Perché non è sempre condiviso. Sì, io qua sto facendo un video che lo sa già ragazzo, no? E quindi niente, sono qua con un mio amico gestore. Non ha mangiato, poverino. Devo andare a comprargli da mangiare dopo. Ma con la vincita di oggi va bene. Adesso proviamo 20, se non paga la lascio. Siamo in una sala, questa però, è di... la verità, quella mappa lì è uno che mi piace. Ti piace te? Sì, quello da me. Purtroppo noi non puoi giocare qui. Eh no, voi non potete giocare, no? No, no. Certo, perché di solito i gestori... C'è la mia cliente e tutti l'abbia. Sì, è giusto non giocare anche perché per rispetto degli altri giocatori. Sì, sì. Adesso è iniziato. Io oggi sono stato fortunato. Vediamo se c'è. Quanto è iniziato e guarda avanti. Sì. Però anche adesso. Ma non lo so perché vediamo se tiene. Adesso già zera vuol dire che già è andata benissimo oggi. Diciamo che è un mini bonus questa perché ha fatto 3 scarichi e poi si è bloccata. Basta, questo ha chiuso con i 5, non so se sono cappelli o barche lì. Scaricato tanto, sì, ha fatto 3 scarichi quasi da 100 e vediamo un po', oggi bisogna prendere da questa sala e andare via. Cari amici, sono qua col gestore oggi che mi sta facendo compagnia. Arriva più di tempo. Sì, ma era già vuota, infatti qualcuno avrà preso prima. Allora, che dite amici qua? Ora lasciamo o facciamo un altro giretto veloce? La prima, ecco, quella che volevano rivedere, proviamo qualche euro sul ladro. Non vanno sotto neanche qui. Proviamo. Tutto quella lì, tutto ho preso tutto qua. Solo una macchina. Sì. C'è il colmo che io sto venendo da, ho fatto, si può dire 20 km per venire in questa sala fino a qui. Dove è? È a Peschiera Borromeo. Sono venuto da lì, sono venuto fino a qui, ma senza sapere nulla. Ma hai visto che io sono entrato? Sì. Ho messo 40 euro. Sì, sì, è ottimo. E ho trovato una macchina positiva, sì. Ho detto io, quella per una macchina che mi piace. Ti piace? Ma... E a me piacciono quelle lì che pagano, se no... Sì, mi comandano bene, fa tanto pagano. Il gestore ha detto che gli piace quella macchina lì dove ho scaricato, però non può giocare, giustamente, e deve lasciare ai giocatori. Io oggi sto anche rischiando qualcosina in più per la vincita, giusto per intrattenervi, sempre per voi amici di Slot Svelate, cliccate sulla campanellina per essere aggiornati dei video e mettete il like, perché oggi il like, dai, è meritato, no? E ho messo più di 20 su quel, dopo quell'ultimo scarico da 100, ma
non dava più segnali, più nulla. D'altra parte ad Upper Vuoti ho sempre fatto parecchi bonus su queste Sanremo. Quando i soldi invece ho provato a giocare che i soldi andavano sotto, ho fatto sempre più fatica. Non so per quale motivo, ma è così. Ragazzi, vediamo, 4 scatterini, però anche qui nulla di che. Un po' bassini, diciamo, quindi proveremo a giocare a 1. Può essere anche una falsa partenza, ma io se arrivo a 20-30 euro me li prendo. Eh sì, siamo già a 21. Questi andrebbero presi. Vediamo un po' se tiene. Abbassiamo il bet. Se vuole va su a 50, capito? Andiamo a 50. Perché quegli scatter lì al penultimo tiro, senza vite né super vite eccetera, non significano proprio nulla. Ci prendiamo i 20, è meglio. Evitiamo. Sono bravo, sì. Più che bravo, magari fortunato oggi. Anche se bravo deve essere anche fortuna. Sì, certo, ci vuole la fortuna, anche se, sì, certo. Se puoi avere l'esperienza, ma senza fortuna non facciamo. Anche se bravo, però sei sfortunato e non c'è il fare. Sì, oggi facciamo il mix, il giro. Allora, un'altra slot, via, altro giro, altro regalo. Sì, 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 guarda, guarda. Almeno passi un po' di tempo. La perla nera, anche questa un po' che... Gioco a cascata questo. Quando si vedono i 5 scatter con i punti dentro... Senza vite, senza, sono quelli i classici punti di invogliamento per tirarti dentro, per farti poi perdere, capito? È aperto 24 ore su 24? Sì. Quasi. Sì. Quindi, ma cosa hai fatto la notte? No, questa settimana mi sono alle mattina per prima, alle 6 di mattina per le 6 di pomeriggio. Ho capito. 12 ore perché una di mio collega e sono in ferie. Sono in ferie? Quindi ho preso il suo posto. Siamo in provincia di Milano. Siamo a Sordio. Allora, vediamo questa qui cosa ci fa. Per adesso non ci dice nulla questa slot. Sì. Gira male, eh? Gira molto male. Per adesso, vedi che non c'è... Poi magari all'improvviso... Sì. Solito così si mangia tanto, ma poi ha solo un colpo. Eh sì, solo che il colpo. Solito è così. Il colpo ce lo dà in testa questo. Adesso vanno giù, eh. Adesso vanno giù, però sai che bisogna vedere se vuole altri soldi o parte subito. Comunque vada, è stato una bella mattinata, fino adesso
quella slot inaspettata. È una giornata fortunata per cui quando becchi poi delle slot negative ti portano via scarpe, vestiti, tutto. Bisogna fare sempre attenzione, capito? Sì. Niente da fare. Dieci. Se andava avanti era buono, che ti dava il primo tiro superiore a 10. Se quello devi dare, ecco, se devi dare a qualcuno di quella, ecco quel senso di io. Ma noi ci prenderemo anche se questa è una falsa partenza, ce li prendiamo. Andiamo a 2. Ed è finita, è finita qui, cari amici. Altra falsa partenza. Vediamo a 50. Hai visto che se abbasso il bet va sullo stesso. Ma è comunque una falsa partenza, a meno che ci dà 5 cassonetti. Giù. E certo, dobbiamo giocare così perché è inutile insistere per lo stallo, in quanto poi dopo magari vuole 300 euro e ti dà 100 oppure non te lo dà nemmeno. Quando capita una sessione così bella in una sala, e bisogna essere anche capaci di smettere e andare fuori dalle balle. Scusate la parola, cari amici. Vediamo, grazie. Bellissimo video, amici. Ho avuto anche la compagnia del gestore che mi ha fatto filmare, un cinese. E quindi super fortunati oggi. Però sempre attenzione al gioco, mi raccomando, anche se è andata bene, perché sappiamo benissimo che si perde. 270, quindi ho cambiato il cinquantello, 220 più. Abbiamo fatto un buon recupero, cari amici, perfetto.